seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Mister Del Nero, che al comunale rifilano un 3-0 all'Acqua Nera. Con le riprese iniziamo dal primo tempo. All'ottavo ci prova subito la formazione di casa, il pallone messo a centro area, il colpo di testa di Niang controllato dal portiere Bassi. È ancora il Chiava ricalcio Caperana, altro pallone a centro area, questa volta il colpo di testa del giovane Pane, con Bassi che in due tempi blocca la conclusione. Al 25esimo il Caperana passa Niang per Pane, la discesa del numero 2, poi il cross raso terra con Niang che anticipa l'uscita di Bassi e porta in vantaggio la propria squadra. Rivediamo il cross di Pane e la conclusione del giovane senegalese. Prova a reagire e a rispondere l'Acqua Nera con Akuku che controlla un pallone sull'out di destra, si accentra poi il servizio sul secondo palo per Milozzi con Giovinazzo che è bravo a chiudere lo specchio della porta. Ancora Caperana con Rinaldi che recupera un pallone sulla propria tre quarti, poi il passaggio in direzione di Piacentini, la discesa del giocatore in maglia bianca, arrivato di fronte a Bassi, non trova lo specchio della porta con il pallone che esce alla sinistra dell'estremo difensore dell'Acqua Nera. 37esimo minuto, il Chiava di calcio Caperana riesce a portarsi sul 2-0, Barbieri il pallone sul secondo palo, una deviazione di un difensore, poi la sfera che arriva fra i piedi di Baudi, splendida la traiettoria che riesce a dare al pallone il giocatore in maglia bianca, e arriva quindi il raddoppio per la formazione di Mister Del Nero. Rivediamo la conclusione di destro che si infila sotto l'incrocio alla sinistra di Bassi. Al 42esimo, quindi l'ultima azione del primo tempo, il Chiava di calcio Caperana va vicino al 3-0 con Baudi che riesce a recuperare il pallone nella propria metà campo, si fa tutta la metà campo avversaria, arriva vicino al portiere Bassi, poi si allunga troppo il pallone e il cross non è controllato da nessun compagno di squadra. Con le riprese di Lelio Mollar passiamo al secondo tempo. Ancora il Chiava di calcio Caperana in avanti con l'ottima triangolazione fra i giocatori verde e blu, la conclusione di Baudi che esce sul fondo. Ci prova anche Graselli con un destro dalla distanza, anche in questa occasione il pallone esce di poco alla destra dell'estremo difensore dell'Acqua Nera. Sempre la formazione di casa a creare i maggiori pericoli con Piacentini, il filtrante per Pane, Basso riesce a deviare la sfera, poi arriva Niang, pallone sul fondo. Si rivede quindi al 25esimo del secondo tempo l'Acqua Nera con un'altra conclusione, il calcio d'angolo dalla destra, la respinta di Giovinazzo con Carvezzi che alza il pallone sopra la traversa. Al 41esimo il Caperana si porta sul 3-0 con Boggiano che subisce un fallo vicino al limite dell'area, arriva anche il cartellino giallo per il difensore dell'Acqua Nera della Bianchina. Sul punto di battuta si porta lo stesso giocatore che ha subito il fallo, quindi Boggiano. E andiamo a vedere la conclusione di sinistro che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere Bassi. Rivediamo quindi il sinistro di Boggiano che porta sul 3-0 la propria squadra. 45esimo del secondo tempo e l'ultima azione del match, ancora una volta con Graselli, si accentra, lascia partire il destro con Bassi che si supera e riesce a deviare la sfera, arriva poi il triplice fischio del direttore di gara con il Chiava di calcio Caperana che si porta a 7 punti. Sì, partita positiva, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti anche rispetto alla vittoriosa trasferta di Verbano, siamo stati più attenti in fase difensiva, abbiamo concesso molto meno all'avversario e siamo stati bravi poi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. La squadra sta crescendo, i ragazzi sono encomiabili, si sta lavorando benissimo, spero sempre di vedere un qualcosa in più settimana per settimana, partita per partita, perché sinceramente effettivamente stiamo lavorando bene, c'è grande impegno e molta voglia di apprendere. Per quanto riguarda il prossimo turno è sempre partite difficili contro una squadra di cui conosco già
abbastanza, perché ho relazione, una squadra tecnica, campo difficile, però noi andiamo sempre per fare la partita e cercare di ottenere un punto positivo e continuare questa striscia che ci sta dando serenità, tranquillità e anche classifica, che sta diventando importante, anche se dopo 3 giornate è ancora presto per parlare, ma siamo molto contenti.